vite e qualità della vite, punto 8. Noi in questo punto vogliamo affrontare un tema che ha una portata globale, planetaria. La nostra civiltà e l'umanità intera è giunta ad un punto e sta affrontando un problema dal quale dipende, come dire, la qualità della stessa, del nostro stesso sviluppo, dipende probabilmente la nostra stessa civiltà. Queste sono parole grosse, però vedrete appena vi dirò di che cosa si tratta, che sono, non sono poi parole dimensionate troppo rispetto al problema. Sono 150 anni che noi immettiamo nell'atmosfera per sostenere il nostro sviluppo industriale un quantitativo crescente di anidride carbonica prodotta dalla combustione dei combustibili fossili, principalmente il petrolio. Voi pensate che adesso, in questo momento, ogni giorno vengono prodotti e consumati 85 milioni di barili di petrolio. Ce ne sono 1000 al secondo. Siccome un barile di petrolio contiene all'incirca 150 litri, questo significa che ogni secondo 150.000 litri di petrolio vengono bruciati e l'anidride carbonica che si contengono va nell'atmosfera per far funzionare l'economia del nostro pianeta. Ora, l'anidride carbonica è un gas che ha una caratteristica, è un gas serra, come si dice, ovvero sia rende, si comporta in modo tale che la radiazione solare che raggiunge la superficie terrestre viene poi schermata nel suo ritorno nello spazio dall'esistenza di questo cappello di anidride carbonica, per cui il pianeta si riscalda come se fosse dentro una serra. Da quando è cominciato questo processo ad oggi probabilmente c'è già stato un riscaldamento di quasi 3 gradi, e noi pensiamo che se questo processo, noi pensiamo, gli esperti oramai pensano su questo, c'è convincimento che se il, come dire, l'andamento del consumo dell'energia si manterrà nel periodo che viene uguale a quello che c'è stato nel passato, e soprattutto se si seguiranno a usare come base, fonte dell'energia, i minerali fossili, bene, allora a questo punto noi potremo avere addirittura nei prossimi anni ancora un aumento dai 2 ai 4 gradi della temperatura del pianeta, con delle conseguenze in termini di crisi del nostro clima enormi, giganteschi e probabilmente anche irreversibili. I poli si schiacceranno, l'altezza degli oceani aumenterà, ci sarà il riscaldamento degli oceani stessi, ci sarà l'acidificazione degli oceani, zone che oggi sono in condizioni di vegetazione ancora fiorente probabilmente inaridiranno, i deserti si espanderanno, insomma una situazione nella quale verrà cambiata la struttura stessa della nostra civiltà. Che cosa dobbiamo fare? I paesi più importanti si sono messi insieme a livello dell'ONU, a livello del G8, a livello del G20, hanno capito una cosa, che di fronte a un problema globale di questo tipo ci vuole una risposta globale, e la risposta l'hanno disegnata. Noi dobbiamo ridurre nei prossimi 50 anni, oltre che dimezzare il quantitativo di anidride carbonica che immettiamo nell'atmosfera, e questo significa che da qui al 2050, quindi nei prossimi 40 anni, noi dovremo avere una produzione di energia basata sul carbone e sul petrolio per un quantitativo che è molto inferiore e meno della metà del quantitativo di oggi. Questo mentre, invece, i consumi energetici tradizionali sono in fase di espansione, perché soltanto da poco paesi come la Cina, come l'India, come il Brasile sono arrivati a quei livelli di sviluppo che li hanno fatti diventare da produttori di materie prime come il petrolio e come il carbone. La Cina fino a 10 anni fa era un produttore netto di petrolio e di carbone, oggi è un consumatore netto di petrolio e di carbone e sta rapidissimamente diventando un consumatore globale. Quindi questo significa che noi non possiamo reggere questo trend di sviluppo. Ora sì, sono stati fatti dei progetti. Questi progetti sostanzialmente hanno bisogno di innanzitutto un uso razionale dell'energia. La cosa più a portata di mano è quella di avere un uso razionale dell'energia, il quale ci consenta di ridurre i consumi.
e questo riguarda le abitazioni, questo riguarda i sistemi di trasporto, questo riguarda le motorizzazioni, tutte cose sulle quali esistono già grandi sviluppi tecnologici che ci potrebbero portare dei cambiamenti importanti che hanno un impatto sull'uso razionale dell'energia, ma poi soprattutto dei sistemi di produzione energetica che non si basino sul carbonio, sul fatto che viene bruciato il carbonio, sia carbonio naturale, sia carbonio attuale, sia carbonio fossile. Bene, questa svolta verde dell'economia oggi è stata avviata finalmente anche da paesi da grandissimi paesi, l'assenza dei quali su questo terreno era stata molto, aveva reso molto difficile tutto il processo di costruzione di una strategia globale nei confronti dei cambiamenti climatici. Gli Stati Uniti di Obama hanno fatto questa scelta, la Germania in Europa ha fatto questa scelta, la Cina ha fatto questa scelta, l'India ha fatto questa scelta, e quindi come dire, noi siamo alle soglie di una vera nuova rivoluzione industriale, basata sulla produzione di energia che avviene attraverso la cosiddetta energia verde. Però dobbiamo dire una cosa: le tecnologie sostitutive delle tecnologie tradizionali del petrolio e del carbone non è che sono lì a portata di mano. Il carbone ci sono voluti, il carbone e il petrolio hanno avuto 100 anni di sviluppo tecnologico, la stessa industria nucleare ha avuto 60 anni di sviluppo tecnologico, l'energia verde ha appena 10 anni di avvio della sua storia tecnologica, però in questo momento si stanno accumulando grandissime risorse, grandissime scoperte, nuclei importanti di ricercatori stanno avanzando e progredendo, i grandi paesi hanno messo a disposizione risorse, mezzi, scelte di questo genere, e quindi noi stiamo per assistere a un balzo tecnologico la cui dimensione non siamo ancora in grado di misurare, ma che sicuramente cambierà il volto dello sviluppo del nostro pianeta. I paesi che staranno avanti in questa direzione guideranno questo processo e ne avranno tutti i benefici. I paesi che non si muoveranno in questa direzione invece resteranno indietro e saranno tributari anche nel nuovo assetto dell'energia che speriamo si possa realizzare in brevissimo tempo, saranno tributari delle grandi scoperte che si avranno negli altri paesi. L'Italia che scelta sta facendo? Siamo di fronte alla scelta strategica del futuro, la grande scelta strategica del futuro. L'Italia che scelta sta facendo? L'Italia non fa la scelta di camminare nella direzione dei risparmi energetici e dell'uso razionale dell'energia, non fa la scelta di avere una bioedilizia compatibile, non fa soprattutto la scelta di sviluppare le energie verdi e l'uso e la cattura della più grande distribuita energia che esiste, che è quella del sole. Non fa la scelta quindi di muoversi in questa direzione e invece imbocca una strada vecchia, pericolosa e senza prospettive. La strada di seguire alcuni paesi come la Francia sulla via del nucleare. Anzi, addirittura, a dirla per così come noi la sappiamo, oggi la Francia ci cede una tecnologia vecchia, completamente matura, che lei si è pagata completamente, e che ha caratteri assolutamente non innovativi, e che però mantiene tutti i caratteri di costo e di pericolosità tipici dell'industria della produzione energetica nucleare. Perché oggi noi non sappiamo, neanche la Francia lo sa, non ci fornisce sicurezze tecnologiche su questo, come utilizzare gli scarti delle produzioni nucleari, come, che cosa fare dei materiali nucleari esausti, e soprattutto che cosa fare delle centrali una volta che sono arrivate al termine del ciclo della loro vita. Voi pensate che noi abbiamo fatto negli anni passati, circa una ventina, 25 anni fa, 4 centrali nucleari in Italia, le abbiamo poi dovute smantellare, ma non sono state smantellate, sono ancora lì, monumenti di questa tecnologia superata, sono state ricoperte di strati di cemento, costano un'enormità per il loro mantenimento perché continuamente escono da queste centrali emissioni radioattive pericolose, vanno continuamente controllate. Sembra che in questi anni siano stati spesi qualche cosa come 10 miliardi di euro solamente per stare a guardare e per impedire, e sono centrali che non funzionano.
Ora, se noi ci mettiamo per questa strada, naturalmente compiamo un errore strategico, anche perché tanto camminiamo in quella strada, tanto non camminiamo nella strada delle energie rinnovabili. Quindi non ci muoviamo nella direzione solare, non ci muoviamo nella direzione dell'eolico, non ci muoviamo nella direzione del geotermico, non ci muoviamo nella direzione dei biocombustibili. Quando questa strada l'avremo percorsa fino in fondo, noi avremo perso il contatto con i paesi più avanzati. Avremo perso il contatto con quelli che sono entrati nella nuova rivoluzione energetica. E allora questo significa, al di là di ogni altra considerazione, che di fronte all'Italia c'è una prospettiva di emarginazione e di rallentamento del suo sviluppo economico. Resteremo un paese che produce energia attraverso il petrolio e attraverso l'uranio. Il petrolio, voi sapete, va all'esaurimento entro 70, 80, 100 anni. Questo significa che molto prima il prezzo del petrolio salirà molto al di sopra dei 147 dollari al barile che ha avuto durante la ultima, immediatamente prima dell'ultima crisi. Già oggi si sa, si conosce che vengono venduti le future sui mercati di texani, di Houston, a già 155-160 dollari l'euro per il petrolio dell'anno prossimo. Quindi noi siamo in una situazione nella quale ci sarà un'esplosione di costi. Allora voi immaginate l'esplosione dei costi, l'avvio di una politica energetica nucleare con tutti i problemi che essa comporta e i costi che essa comporta in un paese che si trova nelle condizioni di difficoltà economica in cui si trova l'Italia. Questa scelta che sta facendo il governo Berlusconi è una scelta che noi dobbiamo combattere convincendo innanzitutto le persone che un'alternativa c'è, un'alternativa strategica esiste, che il governo sta sbagliando politica, ma non la sta sbagliando su un punto secondario, la sta sbagliando nel centro della strategia dello sviluppo dell'Italia. Per questo noi abbiamo bisogno di convincere le persone, molte persone, di questo nostro punto di vista, perché qui non c'è in ballo soltanto chi governerà il paese domani, un risultato elettorale, ma c'è in ballo il destino del nostro paese, della nostra stessa civiltà. Potremmo diventare un paese aggredito da processi climatici e un paese aggredito dalla difficoltà di approvvigionamento energetico. Se non svoltiamo immediatamente, questo rischio ci piomberà addosso e noi probabilmente ne rimarremo schiacciati.